Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale, edizione che apriamo con un servizio che arriva da Venezia e parliamo di profughi, trasferimenti di migranti. La prefettura denuncia chi dà notizie false. Sentiamo. Chi metterà in giro voci false sarà perseguito penalmente. Nell'era dei social network, in cui una voce può acquisire un eco enorme rispetto a soli pochi anni fa, la prefettura annuncia la linea dura nei confronti di chi diffonderà notizie infondate relative al trasferimento di migranti in un territorio comunale. Ciò è stato messo nero su bianco al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza a Cacorner. Assieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine e della Procura è stato messo nel mirino chi, agitando lo spettro dell'arrivo dei migranti, crea situazioni di tensione presso la comunità interessate. D'ora in poi la Prefettura lascia intendere che si procederà per il reato di procurato allarme e lo si farà con la massima determinazione. Durante la riunione si è discusso anche del possibile maggiore coinvolgimento diretto delle famiglie nell'ottica di un'ospitalità dei profughi il più capillare possibile. Chiunque sia interessato ad avere notizie sui ventilati o presunti arrivi di migranti, continua la nota, può chiedere e ottenere notizie rivolgendosi al sito prefetturavenezia.it, fermo restando che la prefettura informa sempre preventivamente i comuni sull'attivazione di strutture temporanee di accoglienza sui loro territori. Se l'emergenza è ben lungi dall'essere risolta, con il freddo gli sbarchi sembrerebbero comunque diminuire. Si sta registrando una fase di stabilità dovuta al fatto che sono in aumento le uscite dei centri temporanei a seguito della definizione delle procedure di richiesta di protezione internazionale, le quali sopravanzano gli arrivi di nuovi migranti, dichiara la prefettura. Sono 14.067 i migranti in Veneto, quindi in diminuzione rispetto ai primi giorni di novembre. Si sta compiendo ogni sforzo per alleggerire la situazione in cui versa Cona. È venuto a mancare Maria Mariuccia Passaggio Rivella, figura importante nell'imprenditoria della città San Donà di Piave, nella fattispecie nel comparto ricettivo. Aveva 86 anni, originaria del Piemonte, la famiglia Rivella giunse a Jesolo nel 1944. Con il marito Mario Passaggio, venuto a mancare nel 91, ha iniziato il percorso imprenditoriale con la gestione dapprima della pensione Piemonte, poi la pensione Manola, poi diventata Splendid. Quindi l'hotel Le Marais, l'hotel Anthony e l'hotel Alexandre, quest'ultimo gestito oggi dal figlio Maurizio. La figlia Manola non è stata mai impegnata nel ramo turistico. Molto impegnata Mariuccia nell'associazionismo, amava la sua città e la sua professione. È stata la prima donna a entrare nel consiglio dell'associazione Jesolana Albergatori. Dal 1981 al 2009, così lei stessa ricordava il suo impegno nell'intervista contenuta nel libro sui 50 anni dell'AIA. Il funerale sarà celebrato sabato alle 10 nella chiesa, scusate, di Piazza Trieste. E adesso andiamo ad Oderzo, ai nostri microfoni Pitton, il quale parla di politica e ci dice che Forza Italia e Lega hanno votato la riforma e ora votano no. Sentiamo. So che in politica l'aggettivo coerenza per alcuni è una cosa astratta, per qualche altro è proprio inesistente, ma noi del fare, il sottoscritto Arnaldo Piton, come ha votato sì nel 2006, coerentemente ho votato sì nel 2006 a quella riforma, la devolution che qualcuno ricorderà, questa riforma ricalca per l'80% e fotocopia, proprio fotocopia, l'80% della stessa del 2006, coerentemente voterò sì a questa. E ricordo anche che quei partiti che adesso proclamano il no, Forza Italia, piuttosto che la Lega, quando c'era il patto del Nazareno, sono stati firmatari e hanno votato anche loro questa riforma. Faccio un nome così, uno su tutti, Calderoli della Lega Nord, è stato anche feudatario, ha portato delle riforme all'interno, firmatario di questa riforma, e adesso per obblighi politici ha detto di no. E questo è veramente triste per il paese. Faccio un altro che è successo proprio fresca fresca, il sindaco di Venezia, Brugnaro, si è schierato apertamente per il sì. Perché? Perché è una persona, un imprenditore, è libero pensante, è una persona che non si fa influenzare, non vuole ordini, non accetta ordini di partito, è libero pensante e quindi in conseguenza è andato sul merito della riforma, ha valutato e si è schierato per il sì.
Quindi ecco, il ragionamento nostro è questo. Un altro esempio che potrei fare, che è così per capire tutti quanti, la riforma è basata soprattutto su tagliare il bicameralismo, perfetto, paritario, come si dice. Ricordo a tutti i telespettatori che siamo l'unico paese al mondo, l'Italia, che ha questo sistema dove c'è la Camera e dove c'è il Senato, che fanno praticamente la stessa cosa. È come esempio un sindaco che avesse due consigli comunali, due giunte, fa una giunta una sera con uno e al pomeriggio fa una giunta con la stessa giunta. Capite che le cose vanno ribaltate a ping pong da una parte all'altra. Ecco, l'esempio è, siccome siamo l'unico paese al mondo che ha ancora questo sistema, se fosse funzionante, se fosse il sistema ideale al mondo, come mai nessuno ce lo copia? Come mai nessuno viene a copiare questo sistema che dovrebbe essere... Ecco, la dimostrazione è questa. Siccome non funziona, siccome è obsoleto, è vecchio, è lungaggine e crea solo, come dire, burocrazia, è un motivo appunto per votare sì al referendum il 4 ottobre. Buonasera a tutti, grazie. E andiamo adesso a Noventa di Piave, dove l'outlet si allarga e invita a creare pacchetti turistici. Sentiamo. Siamo un'opportunità, creiamo assieme una rete di offerte. È il direttore del MacArthur Glen Designer Outlet di Noventa di Piave, Enrico Biancato, a fare il primo passo verso le associazioni di categoria che qui operano in genere alle località del territorio. Il mostro ancora temuto e combattuto, anche se non più con la stessa veemenza di qualche anno fa, tende la mano dunque all'esterno e lo fa nel giorno dell'inaugurazione dei primi 9 negozi del nuovo ampliamento. Altri 6.000 metri quadrati di superficie di vendita che andranno ad aggiungersi ai 26.000 esistenti. Con questi numeri, come rispondere dunque a quanti vedono nell'outlet un nemico da combattere? Io vado dicendo da sempre, risponde Biancato, che siamo una opportunità. Si potrebbe creare una rete di offerte che permettono ai nostri clienti di andare al di là delle 2 ore e mezza di presenza da noi. Si potrebbero insomma creare dei pacchetti che diventino così delle opportunità per il territorio stesso. Intanto, a proposito di opportunità per il territorio, aumenta ancora il numero di dipendenti. Nel 2016 le persone stabilmente occupate sono state 1.150, tra addetti e collaboratori esterni, e diventeranno 1.300 a lavori di espansione conclusi. Riprendono i lavori per l'eliminazione dei 4 passaggi a livello nel territorio del comune di Portogruaro. Il programma illustrato e concordato in una serie di incontri con il sindaco e gli amministratori comunali dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana prevede l'inizio degli interventi a gennaio del 2017 e l'ultimazione entro il primo semestre 2019. Nelle stesse occasioni sono stati presentati anche gli ultimi approfondimenti progettuali di miglioramento della fase esecutiva. Le opere da realizzare in sostituzione di 4 passaggi a livello sono 2 sottovie carrabili sulla via Noiare, linea Mestre Trieste Treviso Portogruaro, 1 sottovia invece sulla via Ronchi e 1 sottopasso ciclopedonale sulla via Villa Storta nella linea Mestre Trieste. I lavori avevano subito una battuta di arresto a seguito del rinvenimento di residuati bellici per i quali si è proceduto alla doverosa bonifica dell'area interessata. È stato inoltre necessario effettuare alcuni approfondimenti progettuali sulle modalità di esecuzione di alcune opere. A dicembre prossimo Italferr, la società di ingegneria del gruppo FS Italiane, avvierà alcune attività nel cantiere per la messa in pristino dello stesso, attività che consentiranno nel successivo mese di gennaio di avviare le lavorazioni di maggiore rilevanza come vi abbiamo descritto. Adesso andiamo a San Donà di Piave, un'intervista a Tamara Sekn-Cook, vivere con una capra e 2 pagnotte. Vediamo di cosa ci parla questo libro. Seconda puntata, abbiamo ancora ospite Tamara Sekn-Cook, dottoressa, persona che ha emozionato me, quindi emozionerà sicuramente il mondo con questo libro, perché non è un libro banale, non è un libro solo di ricordi, ma diciamo che è di storia, perché racconta la verità, la vera storia dell'Ucraina. Voi sapete che l'Ucraina ha avuto 7 milioni e mezzo di persone uccise dal sistema per fame, si può dire,
oppure Siberia, sparite, uccise, fucilate, insieme agli ebrei e agli armeni, no? E effettivamente questi popoli vanno ricordati. Quindi diciamo che lei tramite questo libro fa riflettere veramente il mondo ed è un racconto per il mondo che deve capire. Una capra e due pagnotte. Perché due pagnotte? Due pagnotte è una storia vera, storia del mio nonno e di sopravvivenza della mia famiglia, perché se non succedesse questa storia, io potevo non nascere o nascermi in Siberia. Lui ha salvato la sua famiglia nell'inverno 32, tra 31 e 32, durante questa carestia provocata da sistema, da regime guidata da Stalin. Perché questa carestia? Perché Holodomor? Praticamente è uscito nel 1922 è uscito il decreto di Stalin di espropriare tutto raccolto dai contadini. Nei anni di cui parliamo, popolazione della Ucraina, 80% della popolazione della Ucraina erano contadini, quelli che per sistema erano ribelli, perché prima erano proprietari. Dopo questo decreto, tutto quello che io avevo mio, da domani doveva diventare statale. E certo che il contadino ha protestato. Sono usciti tante proteste e Stalin ha reagito con questa legge che obbligava a portare tutto a impori statali e così famiglia. Quindi rischiava di espropriati morire. Espropriati delle loro proprietà per una legge dello Stato. Sì. Quindi pianificata la loro, anche per appropriarsi dell'oro, appropriarsi dei loro beni, il genocidio. Morire di fame. Ma non solo questo, espropriavano anche nostra cultura, volevano strappare tutto, perché i nostri ricami, nostra tradizione di ricami è molto antica e molto ricca. Espropriavano anche camicie ricamate. Sì. Poco da dire, meglio. Il vostro concetto del bello, la vostra lingua, la vostra arte, e quindi canzoni. Un popolo che deve sparire proprio. Ma voi avete resistito, siete stati lottatori e la invitiamo a un'altra puntata ancora, perché qui grazie. Merita scavare in questa realtà storica così ben raccontata. Grazie. La ringrazio, signora Tamara. E oggi ricorre la giornata internazionale contro l'aberrante fenomeno sociale della violenza alle donne. Sono quindi vestite con pantaloni neri, giacca e tacco d'ordinanza, visi sorridenti e capelli al vento. Queste sette donne che rappresentano le istituzioni, tutte insieme si sono unite contro la violenza sulle donne. Oggi appunto è la giornata internazionale e proprio per questo le prime cittadine dell'Opitergino ci mettono la faccia, prestando la propria immagine per una campagna che vuole rompere il silenzio. Le foto di queste sette donne, con tanto di impronta rosa, diventano manifesti che compariranno nelle piazze dell'Opitergino per dare visibilità al problema. L'iniziativa inedita parte dalle prime cittadine e dalla Lilt Opitergina. Una foto tutte insieme per testimoniare la necessità di tenere ben alta la guardia. Davanti alla macchina fotografica ecco allora Giannina Cover di Gorgo, Maria Scardellato di Oderso, Lorena Rocco di Chiariano, Franca Gottardi di Cessalto, Marica Fantuzzo di Murduno di Rivenza e infine Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave. Con le sindache anche la presidente della Lite di Oderso, Manuela Tonon. E adesso andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio nella rubrica Fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, termina qui l'informazione per quanto riguarda il Veneto orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione, non cambiate canale, ci saranno fra poco le prossime edizioni dei notiziari.